Roma deve essere sempre più una città in movimento. Per questo abbiamo deciso di implementare nuove politiche e nuove azioni per migliorare la mobilità in città e per rafforzare il trasporto pubblico locale. Non è un caso, infatti, che nello schema di bilancio abbiamo previsto un piano trasporti per ben 430 milioni di euro, che andranno a migliorare sensibilmente i servizi a disposizione dei cittadini. Già in questi mesi abbiamo lavorato molto, abbiamo sbloccato le procedure per far arrivare in città 150 nuovi bus, di cui 100 sono già in circolazione. Abbiamo ad esempio azionato tutte le procedure necessarie anche per sbloccare i lavori per la realizzazione della metro C nella fermata Ambaradam, che erano ormai fermi da mesi. Abbiamo anche iniziato nuove attività di manutenzione sulle linee metropolitane, stanziando 18 milioni nel mese di agosto. Abbiamo poi tra l'altro anche investito sulle telecamere ZTE alle VAM, che andranno a definire un nuovo circuito di accesso oltre alle ZTE al centro storico. Stiamo lavorando su tanti progetti che porteremo avanti da qui ai prossimi mesi. Innanzitutto più preferenziali, avremo due importanti nuove preferenziali come quella di Viale Marconi e Via Pertuense. Più piste ciclabili, avremo quindi Via Nomentana e Via Tuscolana oltre al GRAB. Più linee tranviarie, pensiamo soltanto al tram che andrà dai Fori fino a Piazza Vittorio, quello lungo via Palmiro Togliatti o anche quello che collegherà la stazione Tiburtina a Piazza Leverano. Un'altra novità importante riguarda la funivia. Ci sono stati avanzamenti importanti nel progetto, di cui avremo notizie di qui a breve. In ultimo ricordiamo anche l'isola ambientale di Monti, che è soltanto una sperimentazione di quello che poi andremo a replicare in tante altre zone della città, soprattutto le più periferiche. Tanti sono ancora i progetti che abbiamo in cantiere per migliorare la mobilità a Roma. Ci aggiorneremo nelle prossime settimane.